Buonasera e ben ritrovati in diretta nel nostro telegiornale. Iniziamo parlando del commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, che ha comunicato l'arrivo, questo a livello europeo, tra aprile, maggio e giugno, di 50 milioni di dosi di vaccino Pfizer in più. Per l'Italia, ha spiegato, ciò significa oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2.150.000 dosi in più a maggio e 4 milioni di dosi in più a giugno. Il piano va avanti così come l'avevo strutturato, ha affermato il generale in visita al polo vaccinale di Aosta. È iniziato intanto la distribuzione alle regioni di circa 1.500.000 dosi di vaccino Pfizer, arrivate presso gli aeroporti di Bergamo, Bologna, Brescia, Roma, Ciampino, Milano Malpensa, Pisa e Venezia e ha detto il commissario proprio nelle scorse ore, le consegne interesseranno più di 210 strutture sanitarie in tutta Italia e si concluderanno entro 24 ore. Su Johnson & Johnson, ha detto ancora Figliuolo, stiamo aspettando fiduciosi cosa dirà in merito al vaccino la comunità scientifica, in particolare l'EMA ed AIFA, che credo si pronunceranno nei prossimi 2-3 giorni, ha detto il commissario, e rispetteremo chiaramente le prescrizioni. Sono sicuro, ha affermato Figliuolo, che a fine mese raggiungeremo il target che ci siamo prefissati. Allora ascoltiamo una parte delle sue riflessioni proprio in merito a questo. Dovremmo averle a disposizione, allora vediamo se le recuperiamo dopo. Intanto proseguiamo con i dati forniti nell'ultimo bollettino quotidiano, disponibile come sempre anche online nel sito del Ministero della Salute. Intanto risultano 16.168 i nuovi casi di positività al coronavirus rispetto a ieri, a fronte di quasi 334.800 test effettuati, per un tasso di positività pari dunque oggi al 4,8%. 469 sono i nuovi decessi che portano il totale a 115.557. Gli attualmente positivi sono 514.660 e di questi 3.490 si trovano in terapia intensiva e 26.369 ricoverati con sintomi nei reparti ordinari. Rispetto alle vaccinazioni anti-Covid, il totale delle amministrazioni effettuate finora, vedendo nel relativo report online, risulta pari a 13.831.009 somministrazioni. Per quanto riguarda le persone vaccinate, il totale, chiedo alla regia di tornare a scorrere verso l'alto, il totale delle persone vaccinate risulta di almeno 4.119.950, dunque persone a cui è stata somministrata sia la prima che la seconda dose di vaccino. E continua anche la campagna vaccinale, ovviamente anche in Friuli Venezia Giulia. Nei prossimi giorni l'apertura di due nuovi centri vaccinali, ma secondo un'indagine di Utrend il Friuli Venezia Giulia non sarebbe tra le regioni più efficienti. I dettagli in merito alla campagna vaccinale del Friuli Venezia Giulia, anche questa ricerca di Utrend, ci sono forniti nel prossimo servizio a cura di Angela Caino. La Danimarca dice definitivamente no all'uso di AstraZeneca, la Svezia sospende Johnson & Johnson, l'Italia annuncia l'arrivo di 7 milioni di dosi in più entro giugno di Pfizer. Queste le principali novità del giorno sul fronte vaccini, mentre anche in regione si attende l'arrivo domani di nuove consegne dopo lo stop di ieri a Johnson & Johnson. E mentre in Italia è stata superata la soglia dei 4 milioni di persone vaccinate con entrambe le dosi, in Friuli Venezia Giulia i numeri ci riferiscono di 302.197 dosi somministrate, l'87,4% di quelle consegnate, e nei prossimi giorni è prevista l'apertura di due nuovi centri per le vaccinazioni di massa. Sabato a Tarvisio, al Palazzetto dello Sport, in un'unica giornata, dalle 9 alle 19.30, verranno effettuate le vaccinazioni alle persone vulnerabili e agli anziani dai 70 ai 79 anni, per un totale stimato di circa 1.000 inoculazioni. Lunedì 26 aprile verrà aperto invece il punto vaccini di Gemona presso il centro commerciale Le Manifatture in via Burgi. Sarà operativo il 26, 27 e 28 aprile, per poi riprendere servizio tutti i giorni dal lunedì al venerdì dal 10 al 28 maggio. L'obiettivo è raggiungere 605 vaccini al giorno, ma se ci saranno le dosi si potrà arrivare fino a 1000 al giorno. Intanto però il Friuli Venezia Giulia, secondo un'indagine realizzata da Utrend, risulta una delle regioni italiane con un indice
indice più basso per quanto riguarda l'efficacia della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. L'indice regionale è pari a 54. Sono 5 gli indicatori che vengono presi in considerazione per stilare questa classifica. Ognuno ha un peso diverso. Quella che conta di più è la percentuale delle persone over 80 vaccinate, ma si tiene in considerazione anche la percentuale delle dosi somministrate sul totale di quelle consegnate. Tra le migliori in Italia c'è la Regione Veneto. E come già anticipato dunque nelle scorse ore, il commissario Figliuolo ha affermato: sono sicuro che a fine mese raggiungeremo il target che ci siamo prefissati. Allora sentiamo appunto alcune delle parole espresse proprio nella giornata dal commissario. Sono sicuro che noi a fine mese raggiungeremo il target. Chiaramente abbiamo avuto difficoltà, lo stop di AstraZeneca non ha giovato, però dobbiamo pensare una cosa: mai nella storia dell'uomo era stato si era riusciti a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dalle agenzie regolatorie. Questo che vuol dire? Che non c'è pazzia quando è stato detto questo vaccino AstraZeneca lo proponiamo solo agli under 60. Perché? Perché nelle fasi di sperimentazione era stato sperimentato solo su 17 soggetti sopra i 60 anni. E quindi a titolo precauzionale si era pensato questo. Poi un vaccino ad adenovirus sperimentato di massa, facendo la cosiddetta rolling review, è venuto fuori che dava una risposta immunologica forte nei giovani, e quindi c'è stato quel discorso di andare in maniera di raccomandazione prudenziale sopra i 60 anni. Non è che non può essere inoculato sotto, però prudenzialmente al fine proprio della massima tutela, e poi è chiaro che saranno i medici che fanno l'anamnesi cui spetta l'ultima decisione, a coloro i quali spetta l'ultima decisione. Sono sicuro che se in fretta con l'arrivo di questi vaccini riusciremo a mettere in sicurezza coloro i quali potrebbero avere degli esiti nefasti da un eventuale contagio di questa pandemia, potremo aprire quanto prima alle classi produttive e riaprire finalmente il nostro paese. In Friuli Venezia Giulia continua intanto il calo di ricoveri, terapie intensive e isolamenti. 226 risultano i nuovi contagiati rilevati e 12 i decessi ulteriori. La situazione degenze continua però a essere molto delicata. A Palmanova il sindaco Francesco Martinez si è unito all'allarme lanciato da una quarantina di medici operanti nel reparto di medicina Covid proprio del locale ospedale, e rispetto appunto sono state segnalate varie criticità della struttura e anche dell'organizzazione nella gestione dei pazienti Covid. Ritengono tutti questi la situazione insostenibile, non è possibile, ha spiegato per esempio Martinez, che 170 pazienti di un reparto Covid possano essere seguiti da un solo medico. Serve, ha affermato Martinez, al più presto fare chiarezza su questa situazione. Allora noi riascoltiamo tutti gli aggiornamenti che ci ha fornito in diretta proprio da Palmanova la nostra Francesca Santoro nel corso del nostro telegiornale delle 19. La lettera degli anestesisti nei giorni scorsi al vicegovernatore Riccardi, oggi arriva un altro grido d'allarme. Questa volta una quarantina di medici dell'ospedale di Palmanova ha inviato una lettera ai vertici dell'azienda sanitaria Friuli Centrale per esprimere la propria preoccupazione, dicendo: a Palmanova la situazione è diventata insostenibile. Un appello che è condiviso anche dal sindaco di Palmanova Francesco Martinez, che più volte in questi mesi ha denunciato il fatto che l'ospedale di Palmanova manca completamente di organizzazione, è stato ridotto a ospedale Covid e quindi tutte le altre patologie sono state lasciate in secondo piano. Vediamo l'intervista che ci ha rilasciato. Dopo l'associazione degli anestesisti, anche i medici dell'ospedale di Palmanova lanciano un grido d'allarme, da lei condiviso. Ma condiviso nel senso che creano preoccupazione. Io già a dicembre scrissi di questo problema, di una sproporzione fra degenti e personale, perché già uno parlando qua con i medici, parlando con coloro quelli che vengono ricoverati, si sapeva di questa situazione. Adesso chiaramente hanno firmato un documento e quindi io torno sul tema, ma per un motivo molto semplice: che ci sia trasparenza. Cioè, se
e che questa situazione venga affrontata con, dico, la massima responsabilità, perché il problema è degli operatori, ma è anche dei degenti, perché se rimangono in pronto soccorso uno, due giorni, tre giorni, persone, 10, 15 persone, in attesa che si liberano posti, e questo è successo, è chiaro che poi probabilmente i tanti decessi che ci sono stati, questo fatto qua ha una sua influenza. Quindi questo dico, quello che chiedo qua è che si faccia chiarezza, intervenga qualcuno, no? La politica regionale, piuttosto che io in AS, io a dicembre dissi in AS, venite a verificare, non si è mosso niente. Che qualcuno faccia chiarezza, che la gente ha bisogno di trasparenza. Qui ci sono di mezzo vite umane e c'è di mezzo anche, dico, la sensibilità e la responsabilità di tanti medici, di tanti operatori che lavorano. Nella loro lettera gli anestesisti parlano delle terapie intensive, dicono che i numeri che vengono resi noti dalla regione non sono quelli corrispondenti alla realtà e si fa riferimento anche alla semi-intensiva di Palmanova, che secondo loro è un'intensiva a tutti gli effetti. Ma io sapevo che qua si era arrivati a 175 per degenti Covid e massimo di 14, si diceva intensiva, semi intensiva. Io onestamente sul tema non riesco a sapere di preciso dove c'è. È chiaro che leggendo i giornali di questi giorni, vedendo questi numeri che all'improvviso sono balzati in alto e poi discesi, qualche dubbio viene. Ma a questo punto qua serve far chiarezza, se c'è qualche errore nella comunicazione, lo si dica, perché quando si fa si può anche sbagliare. Ma il dire che va tutto bene, che quando le cose vanno bene la politica è brava e quando ci sono dei problemi le responsabilità sono dei dirigenti o dei medici, io penso che non sia corretto. Di fatto tutti questi appelli dei sanitari, anche se arrivano da diverse parti, rimangono inascoltati. Ma il problema, guardate, è questo qua, cioè, no? Che ci sia una gestione dell'emergenza sanitaria che ha dei problemi evidenti, se è da mesi che siamo ai primi posti, purtroppo, no? Di una classifica in termini di decessi, in termini di numero di contagi su 100.000 abitanti e su terapie intensive che siamo oltre il 50%. Qualche motivo c'è, non può essere tutto il caso, qualche responsabilità politica c'è e quando si sceglie di far politica e ci si impegna a livello comunale piuttosto che regionale, uno si deve assumere anche le proprie responsabilità. Serve chiarezza sulle responsabilità, quindi secondo il sindaco di Palmanova, Francesco Martinez. Vediamo invece i dati del contagio di oggi. I nuovi casi sono 226, portati alla luce da 7.145 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici. Il tasso di positività è del 3,16%, pressoché uguale a quello di ieri. I decessi sono 12, considerando due pregressi, che portano il totale delle vittime a 3.546. I posti occupati in terapia intensiva sono 72, 3 in meno di ieri, e scendono anche i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, che sono 471, 22 in meno di ieri. Scendono anche gli isolamenti e arrivano a quota 9.783. Rispetto a questa terza ondata, nel nostro TG delle 19 vi abbiamo proposto sempre in diretta il commento di Carlo Tascini, responsabile della clinica di malattie infettive di Udine. Allora riascoltiamo una parte delle sue parole. Questa terza ondata, che è stata caratterizzata per il 90% dei ceppi tipizzabili della variante inglese, ha avuto più forme gravi in pazienti più giovani rispetto al passato, cioè pazienti anche di 50-60 anni sono stati ricoverati con forme polmonari più gravi. Il numero totale dei casi dei ricoverati sta scendendo anche nella nostra clinica, come avete prima sottolineato, il numero dei casi è in netta riduzione, sia dei positivi, e quindi dato che il trend è così da alcuni giorni, si stanno vedendo anche gli effetti sui ricoveri per Covid ovviamente. Ha fatto molto clamore oggi, dico, questo articolo che dice che i sintomi sono cambiati. In effetti ci sono delle variazioni, specialmente sull'anosmia, sulla disgeusia, eccetera, però le polmoniti ci sono sempre. Dottore, a che punto siamo con le cure monoclonali? Ma guardi, i monoclonali ne abbiamo fatti quasi 60 qui a Udine in pazienti che però hanno i fattori di rischio, perché l'AIFA permette l'uso compassionevole solo a coloro che hanno determinati fattori di rischio, che sono la dialisi, l'immunodepressione,
la BPCO, malattie cardiovascolari, un'obesità patologica, un diabete scompensato. Quindi noi ci vengono segnalati dai medici di medicina generale, dalle USCA, stiamo screenando decine di pazienti al giorno. Qualcuno vorrebbe anche essere trattato di quelli che screeniamo, però purtroppo se non rientrano nei criteri non riusciamo a potergli dare le terapie. Ripeto, una sessantina di pazienti sono stati trattati, diciamo un trend positivo mi sembra di vederlo, specialmente se riusciamo a trattarli nei primi 5 giorni, dall'inizio dei sintomi, insomma. E a proposito dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, che ha visto in questi mesi, come sappiamo, come direttore generale Massimo Braganti, quest'ultimo risulta il nuovo direttore regionale salute e welfare della regione Umbria. E quanto previsto infatti da una delibera della giunta regionale Umbra, a cui seguirà, come ha reso noto la stessa regione, il decreto di nomina della presidente della regione Umbria, Donatella Tesei. Braganti, classe 1958, nato a San Sepolcro, ha già svolto in passato la sua attività in Umbria. Le regioni sono dunque pronte a riaprire progressivamente le attività nei prossimi 2 mesi. Al tavolo della conferenza delle regioni e delle province autonome convocato per domani, l'aggiornamento previsto delle linee guida per la propria riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Venerdì, come informa anche l'ANSA, si va verso una nuova riunione della cabina di regia del governo presieduta dal Premier Mario Draghi sulla situazione epidemiologica in Italia, riunione nella quale presumibilmente il governo farà un primo punto sulle riaperture. Intanto si discute della possibilità di aprire le scuole per le vacanze per assicurare attività ludico-ricreative e culturali agli alunni. Il governo sta per varare un altro scostamento di bilancio, si parla di almeno 40 miliardi di euro per dare linfa vitale all'economia del Paese. Il via libera è previsto nel Consiglio dei Ministri di domani, altri 40 miliardi dunque da immettere nell'economia a stretto giro per dare ossigeno alle imprese e preparare dunque la ripartenza. Il governo risulta pronto a chiedere il nuovo scostamento da circa 2,5 punti di PIL per garantire alle aziende la liquidità, per dare altri ristori parametrati su 2 mesi anziché su 1, soprattutto chi è stato chiuso per limitare i contagi e per abbattere alcuni costi fissi, dall'IMU agli affitti per i settori più danneggiati dall'emergenza. Lo scostamento, ricorda ancora l'ANSA, servirà anche a finanziare il fondo per le opere escluse dal recovery ma che si vogliono comunque includere tra quelle prioritarie per i prossimi mesi. L'operazione va di pari passo alla preparazione del documento di economia e finanza che disegnerà la cornice macroeconomica del prossimo triennio. Vi diamo conto anche del via libera dell'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, agli arresti dal 7 febbraio del 2020 in Egitto. Intanto, a proposito di Egitto, 3 nuove testimonianze accusano i 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani di essere gli autori del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. E quanto emerge, come scrive l'ANSA, dai nuovi atti depositati dalla Procura di Roma. Stando infatti a una testimonianza ritenuta attendibile dai magistrati italiani, gli 007 egiziani avrebbero saputo della morte di Regeni già il 2 febbraio del 2016, il giorno prima del ritrovamento ufficiale del corpo del giovane, e per deviare l'attenzione da loro avrebbero inscenato una rapina finita male. La NATO e l'Italia lasceranno l'Afghanistan a partire dal 1 maggio per concludere il ritiro delle truppe entro settembre. La decisione al vertice dell'alleanza a Bruxelles, che segue l'annuncio del presidente americano Joe Biden del ritiro dei militari statunitensi entro l'11 settembre. Abbiamo condiviso la posizione degli Stati Uniti, ha appunto dichiarato il ministro degli esteri Luigi Di Maio su Facebook appena conclusa la ministeriale NATO a Bruxelles, e dopo 20 anni, ha detto Di Maio, come NATO abbiamo dunque deciso di lasciare l'Afghanistan. Si tratta di una decisione epocale, ma sentiamo proprio alcune delle parole espresse proprio dal ministro. Oggi, dopo 2 riunioni sul tema della presenza della NATO in Afghanistan, si è raggiunta, dopo 20 anni di presenza in Afghanistan, una decisione storica. Dal 1 maggio inizierà il ritiro delle truppe della NATO e quindi anche quelle italiane da quel paese. Dopo 20 anni di presenza NATO in quel paese, in Afghanistan, Italia e tutti i suoi alleati della NATO, Stati Uniti in primis, hanno deciso di ritirare le proprie truppe. Questo non vuol dire
lasciare solo il popolo afghano, che continueremo a sostenere con la cooperazione allo sviluppo, con i progetti che aiutano le scuole, i diritti umani, le imprese, lo sviluppo economico, ma significa cambiare approccio con l'Afghanistan e cambiarlo decidendo tutti insieme di ritirare i nostri soldati. Riconcentriamoci ora sulla nostra regione, sul Friuli Venezia Giulia, con altri importanti fatti di cronaca riassunti nelle nostre flash news. I carabinieri di Monfalcone hanno posto sotto sequestro preventivo due negozi di frutta e verdura intestati a persone vicine al 45enne campano, arrestato lo scorso ottobre nell'ambito di un'operazione in materia di usura, spaccio ed estorsione. Secondo gli investigatori, sarebbero stati acquistati con i proventi dell'attività illecita per un totale di circa 40.000 euro. Sequestrato anche un conto corrente riconducibile allo stesso soggetto. Due italiani latitanti con pene passate in giudicato per violenza sessuale su minore e una serie di reati finanziari sono stati arrestati ieri in Cambogia. Cristian Casagrande, 45enne di Pordenone, e Antonello Marras, 45enne, sardo. Casagrande, ricercato dal 2017, deve scontare una pena residua di 13 anni per una serie di reati finanziari che vanno dal concorso in estorsione aggravata alla falsificazione di carte di credito. È stato fermato a casa di Marras, condannato nel 2020 dalla Corte di Appello di Milano a 8 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale su minore. Contro i due saranno presto attivate le procedure per l'estradizione. Era stato posto in vendita all'incanto per conto terzi in un esercizio commerciale di Udine ed è lì che da un attento monitoraggio sul web lo hanno intercettato i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine. Il dipinto nudino femminile dell'artista veneziano Guido Cadorin, trafugato dalla Pinacoteca di Latina tra il 1944 e il 45, è un olio su tavola risalente al 1921 e questo pomeriggio è stato restituito alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Latina. Il cittadino possessore dell'opera, residente a Treviso, è stato ritenuto dai carabinieri acquirente in buona fede. Una donna di 42 anni, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata a Codroipo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. In evidente stato di ubriachezza, per il quale è stata anche multata, ha cominciato ad infastidire i clienti di una macelleria di Codroipo, tanto che si è reso necessario l'intervento dei carabinieri. La donna, tuttavia, non si è calmata nemmeno all'arrivo dei militari. Li ha insultati e ha cercato di sottrarsi al controllo. È stata quindi denunciata. Pericolo valanghe marcato anche domani sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia, moderato sulle prealpi. Il manto nevoso è moderatamente consolidato a causa delle basse temperature e del vento in quota che sta formando nuovi accumuli nevosi. Il pericolo maggiore, sottolinea il bollettino regionale, è localizzato alle quote più elevate dei versanti nord. Veniamo ora allo sport. All'Udinese, Bram Neuting si è riaggregato al gruppo di Mister Gotti dopo il problema muscolare accusato la scorsa settimana. L'olandese sarà a disposizione per la sfida di sabato contro il Crotone, dove potrebbe agire da centrale difensivo, visto il recupero di Samir a sinistra. Al secondo giorno di ritiro, Gotti recupera l'ultima pedina mancante nell'organico al netto dei giocatori lungodegenti. Nella seduta di oggi pomeriggio, infatti, Bram Neuting è tornato ad allenarsi in gruppo dopo una settimana di stop dovuta al problema alla coscia sinistra che gli era costato il forfè per la gara contro il Torino. Con ancora un allenamento più la rifinitura a disposizione prima della partenza per Crotone, l'olandese ha tutte le credenziali per poter tornare a dare manforte alla difesa dal primo minuto. Compito suo e dei compagni di reparto sarà quello di arginare le folate offensive di Simi e Messias, due che da soli hanno messo a segno 24 dei 37 gol realizzati dai pitagorici in questa stagione. Uno score molto diverso rispetto a quello dei bianconeri, il cui reparto offensivo ha prodotto finora appena 14 reti, che diventano 7 se togliamo gli elementi non più in rosa, Lasagna o infortunati Pussetto Deulofeu. Quello del gol resta oggi il problema principale di un gruppo che non ha rinunciato all'obiettivo del decimo posto, ma che sa che per inseguirlo dovrà necessariamente diventare più incisiva negli ultimi 16 metri. In tal senso, possesso palla, cross e finalizzazioni sono i lavori che più hanno caratterizzato questa prima fase del ritiro, a cui farà seguito tra domani e venerdì il consueto focus tattico. Intanto si è rivisto sui campi del Bruseschi Mato Jajalo. Il regista bosniaco ha ripreso ad allenarsi individualmente all'aperto a 4 mesi dall'infortunio al crociato che ha posto fine alla sua stagione dopo un'unica presenza nella gara di andata contro la Lazio.
E dopo questo servizio andiamo a scoprire assieme le prime pagine fino a questo momento arrivate in redazione. Allora iniziamo con il Libero. Chi vive di speranza titola non va molto lontano. Tutti lo stimano, nessuno lo vuole. Draghi usa il titolare della salute come parafulmine. Gli serve per fare il profeta di sventura. Finita l'emergenza, il ministro potrà essere rimosso, scrive Libero, a meno che i PM non ne accelerino l'uscita. Vaccini, Lombardia, ora prima in efficienza. L'Unione Europea affossa AstraZeneca e Johnson & Johnson. Continuiamo e andiamo sul giornale. Giustizia nel pallone, leggiamo. Il sistema barcolla, scontro in Parlamento sulla commissione d'inchiesta. Al CSM la corrente di sinistra fa flop e anche Woodcock cambia idea. Scuola, dirigente indagata, tenta al suicidio. Continuiamo e sulla Verità leggiamo. Arcuri scartò 541 offerte, voleva le mascherine cinesi. Così sono arrivati in Italia i lotti che la Guardia di Finanza sta sequestrando. I giudici del riesame evidenziano la corsia preferenziale riservata a Benotti, che strinse accordi ben prima che Mister Invitalia diventasse commissario, scrive la Verità, sostenendo perfino di avere contribuito alla stesura del decreto. Altro siluro per l'amico di Conte, presidente dell'acciaio di Stato, sarà Bernabé. Dovremmo avere anche il foglio, eccolo qui, senza rischio non c'è futuro, vediamo evidenziato in rosso. Tergiversare sui vaccini è un pericolo infinitamente più grande rispetto al rischio di essere vaccinati. Lezioni utili per Draghi dal Regno Unito, obiettivo, alternative alla dittatura della precauzione, così anche sul foglio. Vi ricordo però come sempre l'appuntamento con la nostra rassegna stampa di domattina a partire dalle 7, ovviamente per un confronto più approfondito di tutte le principali notizie anche delle prossime ore. Grazie per averci seguito fin qui, buona notte, vi salutiamo con Accade Oggi. Il 14 aprile 2012 si consuma una tragedia sul campo del Pescara, in programma la partita tra gli abruzzesi e il Livorno. Al 31esimo si accascia a terra Pier Mario Morosini, vani sono tutti i soccorsi. Morosini viene trasportato all'ospedale del capoluogo pescarese, dove giungerà morto per crisi cardiaca. È una tragedia che colpisce tutto l'ambiente sportivo, ma non solo italiano, ma anche internazionale. Il Real Madrid, in occasione della gara con lo Sporting Gijón, osserva un minuto di raccoglimento. Il Barcellona entra in campo con il lutto nel braccio. La Federcalcio rinvia l'intera giornata di tutti i campionati italiani. È davvero una tragedia. Morosini era un ragazzo esemplare, molto serio, già toccato dalla sfortuna quando era un ragazzino. Dapprima muore la mamma Camilla, lui aveva 15 anni, poi due anni dopo il papà Aldo, si suicida un anno dopo il fratello disabile, rimane da solo ad accudire alla sorella, pure lei disabile. Morosini comunque è un ragazzo forte, virgola, gioca nelle giovanili dell'Atalanta dopo aver mosso i primi calci nel Monterosso e con l'Atalanta vince il campionato italiano allievi, è una promessa. Viene acquistato dall'Udinese nel 2005 assieme ai compagni delle giovanili dell'Atalanta, Michele Rinaldi che è un difensore, Massimo Gotti che è un terzino, soprattutto Marco Motta che è già affermato. A Udine Morosini dimostra tutte le sue qualità umane, è gentile, è buono, è educato. È un esempio per i compagni, gioca poco, è vero, ma in campo dà sempre tutto, si allena con cristallina professionalità, debutta con l'Udinese il 23 ottobre 2005, una gara importante, Udinese-Inter, che finirà 0-1. In quel campionato giocherà altre 4 gare e debutta anche in Coppa UEFA, nel marzo, 16 marzo 2006, stavolta è Dominicini e Sensini che lo lanciano in prima squadra in Levski Sofia Udinese 2-1 con l'Udinese che si porta in vantaggio al 22 del primo tempo con Tissone per poi farsi agguantare e rimontare nella ripresa dai bulgari. Dopo quell'esperienza
Morosini passa in prestito al Bologna, dal Bologna al Vicenza, rientra Udine ma con scarsa fortuna. Nel 2010-2011 alla guida dei bianconeri c'è Guidolin, ma Morosini, che rimane un ragazzo esemplare per l'educazione, per la professionalità, non trova sbocco e a gennaio 2012 viene ceduto al Livorno. Prima della sua tragica scomparsa gioca 7 gare. Per la sua morte vengono indagati alcuni sanitari e l'iter giudiziario non si è ancora concluso. Morosini ha giocato anche in tutte le nazionali azzurre giovanili, under 16, 17, 18, 19 e 21. Con la 21 ha disputato 18 incontri.